Buonasera a tutti, benvenuti, grazie che siete venuti qui. Che dire, leggo perché sennò sono troppo emozionata per gli eventi che ci sono in Ucraina, per cui onde evitare di sbagliare qualcosa. Innanzitutto vorrei ringraziare Enea Mandelli, il titolare di questa agenzia, che offre i servizi a 360 gradi soprattutto ai migranti. È l'idea di creare qui anche un angolo dedicato alla cultura e alla conoscenza che si trova in quella stanza. Si sposa molto bene in questo contesto, direi. Questo evento era programmato da tantissimo tempo, che ringrazio tanto Claudia perché è stata proprio è il tuo bambino e la tua idea. Dovevamo parlare soprattutto per promuovere la giornata della lingua madre e l'integrazione tra le diverse culture. Penso che tutti voi sarete d'accordo con me che la lingua madre è un elemento fondamentale per l'identità di ogni nazione. Nella storia mondiale però possiamo osservare che molte lingue sono state scomparse in seguito alle dure repressioni. E con la loro scomparsa una parte dell'identità di questi popoli è andata persa. Perché lo sto dicendo? Perché proprio ora stiamo subendo un'aggressione e anche la lingua ucraina, sta subendo da più di 300 anni le repressioni, proprio per la conseguenza di una politica linguistica. Si risentono, purtroppo la risentiamo anche oggi. In tutto la lingua ucraina ha subito 134 divieti ufficiali a partire dal 1720, che qualcuno l'altro giorno ha detto che noi non abbiamo storia, a partire dallo zar Pietro I, che ha vietato la pubblicazione dei libri in ucraino. Adesso vorrei leggere la lettera che hanno scritto questa mattina le associazioni del Nord Italia, rivolta al governo italiano e a tutti i livelli politico-amministrativi del paese. E grazie Diana per la sua presenza qui. L'Ucraina, Stato europeo sovrano e democratico, è stata subdolamente invasa da parte di uno Stato, caratterizzato ormai da una derivata assolutista e dittatoriale, con mire chiaramente imperialistiche nelle parole della sua classe dirigente, ovvero la Federazione Russa di Putin. Ciò ha riportato alla memoria i momenti più bui della storia del continente. Sembra che siamo tornati nella Seconda Guerra Mondiale. Condanniamo senza alcuna esitazione l'operativo putiniano, riconoscendo l'integrità territoriale della nostra Ucraina, il nostro diritto a un'esistenza pacifica e autodeterminata e la nostra storia e cultura. La popolazione ucraina chiede esclusivamente la pace nel proprio paese, perché non siamo andati noi, sono venuti loro a casa nostra. Mi sono persa. Le madri vogliono poter rivedere i propri figli, i mariti vogliono rivedere le mogli e i figli e viceversa. I bambini vogliono tornare a giocare, come ogni bambino dovrebbe poter fare, e non rifugiarsi nelle stazioni delle metro a causa del rischio di attacchi aerei. Alla luce della storica cooperazione e vicinanza tra i popoli ucraino e italiano, in vista anche della forte presenza ucraina in Italia, siamo la quarta comunità in Italia, che si è distinta negli anni per il suo contributo fondamentale allo sviluppo del paese,
Chiediamo a tutti i livelli politici e amministrativi un'immediata e chiara presa di posizione. Questa non basta che si manifesti attraverso slogan e parole, senza dubbio necessarie, ma lunghi dall'essere sufficienti per il ritiro delle forze di occupazione. Oltre al riconoscimento dell'integrità territoriale ucraina e la condanna dell'invasione, una risposta concreta, nei fatti più che nelle parole. È dunque indispensabile, chiediamo, l'isolamento economico russo, l'esclusione immediata del sistema SWIFT, congelamento degli asset finanziari, inaccessibilità al mercato economico e finanziario europeo da parte della Federazione Russa sia ai più alti livelli finanziari comunitari che a livello dei più modesti investimenti locali. L'isolamento diplomatico russo, condizione necessaria per sedere a qualsivoglia tavolo di trattative, deve essere un immediato e incondizionato ritiro delle forze militari dal nostro paese. Blocco della concessione di visti ai richiedenti russi. Blocco della cooperazione con le realtà russe sul territorio italiano. Blocco ai trasporti attraverso e verso la Federazione, ivi incluso quello aereo. Aiuto economico all'Ucraina. Sostegno economico diretto alle forze armate ucraine di difesa. Sostegno alle realtà economiche, industriali e di filiera. Aiuto umanitario all'Ucraina, accoglienze di eventuali profughi del territorio ucraino, cooperazione con le agenzie e organizzazioni umanitarie al fine di aiutare la popolazione civile. Gli interessi geopolitici, economici, nonché energetici non possono prevalere e dire l'ultima quanto di mezzo c'è già la vita, c'è la vita di decine di milioni di persone. Ogni tentamento e tentativo di assecondamento del regime delle forze dell'invasione non è altro se non un colpo alla pace e alla democrazia in Europa e in tutto il mondo. Il popolo ucraino continuerà a resistere all'invasione, come ha sempre fatto nel corso della sua storia, alla fine di poter tornare a vivere in pace sulla propria terra. Questo che vi chiediamo, in fondo, che è semplicemente venga riconosciuto il nostro diritto alla pace.